Sei su Radio del Monflano. Yeah.
Una buona domenica sera, bentrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo infine che sulla statale 24 del Monginevro è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate tra Cesana e Clavier fino alle 22 di questa sera. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Un nuovo vortice ciclonico, questa volta proveniente dal Nord Africa, provocherà un diffuso maltempo su parte dell'Italia, soprattutto al sud. In mattinata a rischio di precipitazioni anche piuttosto intense o di locali nubifragi sulle regioni meridionali con neve fino in collina. Instabile con isolati fenomeni anche su Sardegna e settori centrali adriatici. Buono al nord con ampio soleggiamento. Nel pomeriggio ancora maltempo intenso al sud con fenomeni anche intensi. Qualche pioggia non da escludere anche su Sardegna, Abruzzo e Molise. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto del nostro paese. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
Radio. Radio Dragonfly. Con noi fai decollare la tua impresa. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dragonfly. 15 e 4 minuti primi, questo mercoledì 20 gennaio 2021 vede anche oggi un ospite nei nostri studi, anche se telefonicamente ancora, visto il periodo, il mercoledì è il momento di una sana abitudine, perché impariamo un sacco di cose insieme all'ingegner Rita Leo dello studio Leo, e la salutiamo subito. Buon pomeriggio, ben trovata. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti voi, grazie. Dicevo, oramai abbiamo preso una buona abitudine, perché stiamo imparando un sacco di cose, termini veramente che magari per chi non frequenta un certo ambiente, quindi il mondo aziendale eccetera eccetera, sono un po' ostici, però piano piano lei, dottoressa, ci ha quasi fatto appassionare a questa materia, che sono appunto gli audit di certificazione e anche naturalmente tutte le certificazioni che tante volte abbiamo già specificato nel loro dettaglio. Oggi però, se lei mi consente, io vorrei andare un po' oltre e chiederle, visto che ne ho sentito parlare, che cos'è la ricerca della causa radice. Stiamo parlando naturalmente in ambito aziendale. È riuscita a trovare un argomento molto particolare. Immagino, sì. Che è legato è legato in realtà a qualcosa che nel mondo dei sistemi di gestione riguarda la gestione delle non conformità. È un argomento sempre un po' ostico per le aziende, devo dire. Ecco. Molte aziende fanno un po' fatica a capire e ad applicare bene questo requisito, che peraltro è un requisito incluso in tutte le ISO di cui ho parlato fino ad oggi. Ecco, okay? Quindi se c'è qualcosa che quindi non va, si parte dal concetto di non conformità, che tutti noi possiamo capire più o meno cosa vuol dire, nel senso che non c'è bisogno di conoscere le norme ISO per capire di cosa si tratta, cioè tutto ciò che può accadere, sì, nell'ambito della nostra quotidianità, sia lavorativa ma anche personale, no? Sì. E che rappresenta un'anomalia rispetto a quanto ci si aspettava, o comunque rispetto al buon andamento delle cose, ok? Sì. Potrebbe essere, non so, quando almeno ci sentiamo male per qualche motivo, no? Sì. Oppure la mattina che saliamo in macchina e la nostra macchina non parte, no? Sì. La stessa cosa poi ovviamente che succede nelle aziende, quindi quando qualcosa va storto, sia dal punto di vista della attività che facciamo a livello operativo, ma anche dal punto di vista della gestione dei vari processi, ok? Ho capito. Quindi, allora, la ricerca della causa radice perché? Perché così come del resto esortano tutte le norme ISO, quindi a livello di sistemi di gestione, non bisogna tenersi i problemi così come sono quando accadono, ma bisogna sforzarsi di andare a indagare come mai sono capitati, e questa cosa va fatta con un certo criterio, perché qual è il rischio che si corre altrimenti? Potrebbe essere quello di fermarsi ai sintomi. Ah. Allora, i sintomi non sono risolutivi, cioè ritorniamo ai nostri esempi di prima. Mi sono sentito male in ufficio perché mi è venuto mal di testa. Sì. Vado dal medico e, che ne so, mi prescrive qualcosa da prendere. L'auto non partiva stamattina, mi faccio aiutare da qualcuno col cavetti, la faccio ripartire. Però no? Intanto la batteria è compromessa, magari è quella che non funziona. Esatto. Ecco. Esatto, cioè è proprio così. Se noi ci limitiamo a risolvere i sintomi, facciamo quello che
in qualità tese, diciamo così, sì. Viene definito un trattamento o correzione, cioè mettiamo una pezza al momento, sì, per tamponare il problema. Ho capito. Però non facendo così non si risolve il problema alla radice. Certo. La ricerca della causa radice è proprio invece una, diciamo, una tecnica, no? Sì. Che si può affrontare con tanti metodi diversi. Adesso magari facciamo un esempio insieme. Brava, sì, grazie. Più semplice per tutti da capire, e quindi fa sì che non ci si fermi alla mera correzione, quindi la pezza che mettiamo al momento per tamponare la situazione negativa, sì, ma va a analizzare le cause che hanno portato a quella problematica, un grave o meno grave che essa sia, e consentono di pianificare delle azioni cosiddette correttive, sì, che a quel punto, se ben impostate, vanno a risolvere la causa e quindi, certo, a impedire che il problema ci si ripresenti una seconda volta. Ecco un esempio, quindi, come abbiamo... che le è capitato, ad esempio una non conformità in questo caso? Allora, l'esempio, gli esempi, diciamo, più eclatanti arrivano dal mondo dell'automotive, che, come vi avevo raccontato all'inizio, tra l'altro è un po' la mia origine, sì, no, professionale, sì, sì, quindi sì, la mia esperienza, prima esperienza professionale nel mondo dell'automotive. È stato, diciamo, i primi che l'hanno introdotto sono stati i signori della Toyota. Sì. Quindi la Toyota è stata da sempre molto forte su queste tecniche, quindi legate alla qualità dei, sì, dei prodotti, ovviamente, e ci hanno portato degli esempi ancora ad oggi, uno molto tecnico, però lo facciamo insieme. Quello che abbiamo detto prima, no? La batteria è scarica, sì, okay? Sì. Allora loro dicono vai oltre, non ti fermare all'effetto praticamente, no? Sì. La batteria è scarica, ok. Ma allora dicono, prova a chiederti come mai la batteria è scarica, perché l'alternatore non sta funzionando, ok? Quindi siamo già al abbiamo secondo, già trovato, okay, quasi una causa, quasi. Mm. Non siamo ancora. Allora, però loro dicono prova ad andare oltre, quindi come mai l'alternatore non sta funzionando? Perché la cinghia dell'alternatore si è rotta, ok? Ma come mai la cinghia dell'alternatore si è rotta? Perché non è mai stata sostituita, nonostante appunto magari l'auto abbia già fatto X chilometri. Sì. E come mai non è mai stata sostituita? Perché non è stata fatta la manutenzione programmata. Quindi. Bene, abbiamo trovato la radice, quasi. Brava, siamo al quinto perché. Ah. Il quinto perché è la radice del problema, ok? Ok. Pensate se ci si fosse fermati al primo, la batteria scarica, quindi io sostituisco la batteria, ma dopo X mesi avrei di nuovo avuto la stessa problematica, con un esborso ovviamente maggiore anche di tipo economico, no? Certo. O peggio ancora, l'alternatore non sta funzionando, mi metto a sostituire l'alternatore, ok? Ecco, siamo sempre punta a capo, certo. Siamo punta a capo, non è quella la causa radice, perché la causa radice appunto che era la cinghia dell'alternatore non sostituita, ma ancora più a monte un problema di processo, cioè non è stato fatto la manutenzione programmata. Questi signori dicono, tipicamente, mediamente, statisticamente, al quinto perché tu trovi il vero elemento chiave, e tu che soffermi ti concentri soltanto sui primi, sì, perché, sì, verosimilmente ti fermi soltanto a correggere i sintomi, e quindi il problema ti ripresenterà di nuovo. Ovvio, ovvio. Allora, questo tra l'altro è una cosa che ci dovrebbe un pochettino confortare nella nostra vita quotidiana, nel senso che quando vi accorgete che ci sono delle situazioni che si ripresentano, diciamo, magari con una certa frequenza, no? Sì, sì. Uno è portato magari a pensare che sia una questione di sfortuna, no? Per non dire un altro termine. Sì, esatto, okay. Esatto. Allora, diciamo che questa approccio ci permette di sganciarci da queste da,
questa accezione e praticamente ci dimostra che la sfortuna, tra virgolette, non esiste. Sì. Siamo solo noi che a volte non ci soffermiamo appunto soltanto alla superficie dei problemi e non li affrontiamo per mille motivi, quindi magari non abbiamo... vogliamo vedere la realtà dei fatti o certo. siamo troppo presi dalla quotidianità, dal gestire appunto le tante piccole emergenze del quotidiano. Ecco, no? Dottoressa, quindi questa tecnica della ricerca della causa radice che si può applicare in ambito aziendale si applica poi alla fine anche in tutti i campi della vita, così come anche in amore. Sì. Quante volte noi magari diciamo ma è possibile che tutti non lo so, sono sfortunati in amore, li trovo tutti io, e allora a questo punto bisogna farsi dei perché a ritroso, cioè farsi delle domande e cercare almeno 5 di risposte. Sì, guardi che adesso a parte le battute, ovviamente poi per drammatizzare, scherzare, ma in realtà gran parte delle tecniche che si applicano per nei sistemi di gestione sarebbero molto utili anche nella vita quotidiana e privata, nel senso che se noi fossimo così bravi da gestire le situazioni, le persone, i problemi, così come ci viene richiesto da queste famose ISO, sì. Anche nella vita personale, sì. Sicuramente molte cose riusciremo quasi a risolverle, quasi. Sì. C'è il fattore umano, insomma. Sì, chiaramente c'è il fattore umano, il quale peraltro a sua volta non è una causa radice, certo. Perché anche il non so, il dire sono stanca oppure sono ero distratta, io è stata una distrazione, sì. Oppure è stato un errore umano, quella non è la causa radice. Se poi noi andiamo sempre a indagare con questa tecnica, andiamo a scoprire che c'è magari dietro un problema di un carico di lavoro eccessivo che c'è, certo. Stato dato, sì. Quindi poi ci ha portato ad essere stanchi e a commettere degli errori, piuttosto che ci hanno mandato allo sbaraglio a fare qualcosa senza darci le giuste indicazioni iniziali, sì, e sì, quindi sì, un problema, sì, certo. Di informazione, di programmazione, eccetera. Quindi in realtà questa tecnica ci dimostra che non è quasi mai un problema legato all'operato del singolo, una colpa, diciamo, della persona, no? Sì. Ma andando sempre a monte, quasi sempre un problema di processo. Ecco, quindi questa tecnica, la ricerca della causa radice, la si può applicare. Questa è una lezione che abbiamo fatto oggi, sia in campo tecnico, industriale, aziendale, ma anche nel nostro campo. Cioè, se noi tutti ci abituassimo a fare una ricerca della causa radice in tutti i campi della nostra vita, probabilmente avremmo risolto gran parte dei problemi alla radice, che questo è bellissimo. Sì, ma se vi dovesse capitare, provate ogni tanto a farlo. Quando, tra l'altro, una cosa bellissima di questa filosofia è che si può applicare anche ai casi di successo, cioè quando qualcosa ci va particolarmente bene, quando otteniamo un particolare successo, brava, sì, in cosa possiamo indagare, quindi non dire ah, che fortuna che ho fortuna avuto. Anche no. Lì, ecco, anche brava. Lì la fortuna come la sfortuna in realtà, insomma, diciamo, secondo me non esistono, ecco. Quindi è andata molto bene, ok, c'è stato un concatenarsi di situazioni particolarmente vantaggiose, positive, sì. Ma di sicuro nel suo insieme il successo è risultato anche qui di una causa radice che lo ha generato, e quindi lo possiamo eventualmente ripetere. Si può quindi ripetere, è una tecnica che viene utilizzata molto per esempio dai venditori, no? Sì. Quindi quando c'è un trimestre o insomma un periodo, no? Di venditori si hanno dei periodi, un trimestre che è stato particolarmente positivo, sì. Senza dire come è andata bene stavolta, appunto, si può fare un'indagine, andare a capire che cosa è successo, sì. In quel trimestre da tutti i punti di vista, quindi un elenco
di ogni potenziale causa sì, all'origine di che ha generato evento, cioè, questa situazione positiva in esatto, questo caso. Sì, quindi magari è qualcosa che è cambiato, sì, andiamo a vedere qual è questo cambiamento che si è verificato, quindi sì, in meglio in questo caso o in peggio nei casi negativi. Ecco. E si possono quindi fare delle categorie in base all'influenza che queste, che questi cambiamenti, questi eventi hanno avuto sul, sul successo finale, per ripeterlo quindi. È bellissimo. Allora, ricordiamo che lei, ingegnere, fa un servizio di consulenza e sviluppo di sistemi di gestione che, della quale fanno anche parte queste spiegazioni eventualmente. Poi c'è la parte della formazione per me. Certo. Imprescindibile. Esatto, c'è l'assistenza all'audit di certificazione e gestione della fase di follow up e la formazione. Infatti voi allo studio Leo realizzate corsi di formazione sull'organizzazione aziendale, la gestione delle non conformità della quale abbiamo parlato anche adesso e la gestione di tutti i sistemi, la 9001, la 14.01, la 45.001 e la 50.001 che abbiamo fatto la settimana scorsa. Ormai è diventata un'esperta. Senta, io direi che a questo punto il nostro tempo è terminato. Salutiamo. Però io, a parte, prima di lasciarle la parola per dare la massima settimanale, immagino lei se la sia preparata. Voglio solamente dare l'informativa ai nostri ascoltatori per poterla trovare. C'è una mail alla quale si può scrivere, che è info@studioleo.info. C'è un sito che è www.studioleo.info e un numero di telefono che è il 334-155-7990. Ci illumini con la sua massima, dottoressa. Brevissima e velocissima. Dal secondo calcio del mulo non si impara più nulla. Ah, ecco, ci dice la morale? Sì. Perché non impariamo più nulla dal secondo calcio del mulo? Perché va male? Perché non dobbiamo aspettare di beccarci anche il secondo calcio, dobbiamo già imparare con il primo tutto quello che c'è da imparare ed evitare di beccarci un altro. Esatto. Bene, questa è molto simpatica. Lasciamo i nostri ascoltatori così questa settimana, ci penseranno bene prima di ricevere il primo e il secondo calcio del mulo, un po' tutti veramente. Intanto noi la ringraziamo per la sua estrema simpatia, perché settimana dopo settimana abbiamo scoperto che si può parlare di cose tecniche anche in modo più leggero e sicuramente più simpatico, come è riuscito a fare lei. Grazie dottoressa, grazie, ci troviamo mercoledì prossimo, l'aspetto. Va bene, con piacere, arrivederci, un saluto a tutti. Grazie, a presto e grazie, grazie anche a voi per averci seguito con la dottoressa Rita Leo. Ci ritroveremo, avete sentito, mercoledì prossimo sempre alle 15 su Radio Dream on Fly. Con Radio Dream on Fly, Dream on Fly, Dream on Fly, si vola in alto. Professionisti. Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Con noi fai decollare la tua impresa. Da Marielle Vitale, secondo appuntamento con Graunetti, alla società che supporta le start-up. In collegamento ho l'amministratore delegato, il dottor Massimo Ciaglia, ed il suo ospite di oggi, che è il dottor Federico Pagliuca. Saluto subito il dottor Massimo Ciaglia, ben trovato. Buonasera Mariella, buonasera a tutti gli ascoltatori. E buonasera anche al dottor Pagliuca, vi lascio la linea. Bene, bene, bene. Allora, intanto ciao Federico, è un piacere di ritrovarti. Ciao Massimo, piacere mio. Bene, bene. Allora, Federico, ormai lo conosco da un po' di anni, è una figura veramente bella, umanamente, ma soprattutto professionalmente, quindi è un talento ed è una forza della natura, ora capirete perché. Federico ha una storia bellissima da raccontare, perché comunque... E l'ho conosciuto che era un imprenditore start-upper, oggi in realtà è investitore, è socio, poi capirete il perché, è arrivata un exit in pochissimo tempo, insomma ha una storia bellissima. Federico, perché non ce la racconti tu? Che credo che siano tutti molto curiosi di sapere.
Grazie Massimo, sei sempre molto gentile. Ma sicuramente io ho una storia molto interessante che può essere anche un punto di partenza per tanti start-upper come riflessione. Io sono un imprenditore in ambito immobiliare, per tanti anni ho seguito tutto quello che era il campo delle dismissioni immobiliari, delle gestioni patrimoniali, ma sono sempre stato anche tanto appassionato di tecnologia e così negli ultimi anni ho lanciato qualche start-up, sempre in ambito immobiliare, quindi PropTech, e anche in ambito fintech. Tra le varie startup, quella che sicuramente ha avuto più successo è Realtors, un'app che con una metodologia di disruptive ha stravolto il mercato immobiliare degli operatori, quindi degli agenti immobiliari o degli operatori immobiliari. E sicuramente è stato un bellissimo percorso che tutt'oggi è ancora in piedi e che mi ha permesso di portare veramente grandi risultati, ma soprattutto di fare tantissima esperienza su come si crea una startup e come si porta fino ad un successo, addirittura appunto fino ad una exit, come hai detto tu. Bene. Beh, come vi diceva appunto Federico, è riuscito in pochissimo tempo, cioè poco più di 18 mesi, dopo aver fatto appunto dei percorsi da noi abbiamo dei percorsi, come avevo raccontato anche nella scorsa puntata, si chiamano Pay for Growth, che sono poi peraltro stati brevettati, sono dei percorsi di incubazione, preaccelerazione o accelerazione, ossia prendi questi percorsi, durano 3 o 6 mesi, siamo in grado di trasformare un'idea in una startup, quindi validarla, portare una startup dalla validazione al mercato, quindi preaccelerazione, o addirittura dal mercato farla scalare, quindi creare traction, quindi accelerazione. E quindi tramite questi percorsi i nostri mentor seguono e accompagnano l'imprenditore nel suo progetto e quindi accompagnandoli in ogni step tramite metodologie, un chat mindset, strumenti, tutto ciò che può essere utile, e dal nostro punto di vista che è quello accademico, quindi abbiamo dei corsi che si fanno tutti i sabati e formano il team in maniera tale che usciti dai nostri programmi sia assolutamente autonomo. Ma visto che parliamo appunto di startup, visto che tu hai fatto una bellissima esperienza, no? Con noi e poi in maniera autonoma portando avanti la tua startup, e poi peraltro oggi da investitore ne stai vedendo molte su cui stai credendo, investendo, che consigli puoi dare agli startup di oggi, visto che tu sei uno che ce l'ha fatta? Ma sicuramente posso dire senz'altro che quando si crea una startup bisogna essere molto motivati, ambiziosi e avere tanta voglia di fare, tantissima resilienza, perché le difficoltà sono molte, gli Everest da scalare e da superare, come dico sempre, sono tantissimi, però solo con tanta voglia e determinazione si può raggiungere il risultato, ma soprattutto si può raggiungere se non ci si improvvisa. Infatti quello che dico sempre oggi alle startup che seguo e quando posso dare qualche consiglio agli startup è: non ci si improvvisa, la formazione, una metodologia è sicuramente importante per veramente riuscire a seguire tutte le fasi con determinazione, ma soprattutto con il controllo della situazione. Sì, perché se non ci si improvvisa e magari ci si fa seguire da quelle che possono essere persone del settore, persone che possono supportare, formare anche tutto il percorso di una startup, sicuramente, non dico che il successo è sicuramente certo, ma si è sulla buona strada. Quindi questo è quello che do consiglio: ambizione, determinazione, resilienza e tantissima formazione e metodologia. Fantastico, direi veramente tutti i consigli molto utili e doti che qualsiasi startup deve avere, anche perché fare imprenditoria è molto difficile, ma fare startup è ancora più difficile, perché l'imprenditore standard si basa ovviamente su dei modelli di business già validati. Quando si fa startup si fa qualcosa di innovativo, no? C'è quella che viene chiamata in gergo tecnico la unique value proposition, quindi quella proposizione di valore unica che ti differenzia dal resto del mercato. Ma nel momento in cui andiamo con qualcosa di unico sul mercato, vuol dire che ancora non conosciamo quale sarà la risposta di quel mercato, perché nessuno l'ha mai testata prima di te, per cui il rischio si amplifica. Ed è ecco lì che oggi il tasso di insuccesso delle startup nei primi 3 anni, come ben sappiamo, è superiore al 90%. L'imprenditoria invece ha un tasso di insuccesso di pochi punti percentuali, non del 90%. Quindi fare startup è molto molto difficile. E tu hai parlato giustamente, Federico, di metodologia. Ecco, quali metodologie consiglieresti per una startup per oggi, no? Noi nei nostri programmi, tu con noi studiamo un po' le startup, il design thinking, il canvas, tanta roba. Hai qualcosa
di particolare che secondo te è importante che qualsiasi startup conosca e che conosca a fondo? Massimo, appena parlavi pensavo ai 12 blocchi dello Startup Canvas, che è veramente una metodologia eccezionale che ho provato sulla mia pelle, che mi ha permesso veramente di capire quelli che potevano essere i punti forti della mia idea imprenditoriale, del mio sviluppo di business, e quali erano i punti deboli. Ecco, analizzarli uno per uno e seguirli permette veramente in maniera chirurgica di capire dove si è forti e di intervenire subito dove non si è forti, dove si è deboli, perché ricordiamoci che le minacce, come dicevamo prima, sono dietro l'angolo, e quindi se non si è rapidi a risolvere problematiche, a cambiare rotta se vediamo che il mercato non gira, o andare a gestire bene tutte le varie micro aree, pensiamo al team, pensiamo a tutta la parte di marketing e quindi di traction, che soprattutto all'inizio è fondamentale per validare l'idea, e sicuramente se non abbiamo il controllo in queste aree rischiamo di fare veramente qualcosa di poco carino, poco di successo. Se invece riusciamo a lavorare con il controllo di tutte le aree, possiamo veramente avere una percentuale di successo molto elevata. E quindi torniamo alla metodologia, no? Startup Canvas. Da metodologia. Guarda, hai introdotto una parola che magari non tutti conoscono, che è un termine per noi startup utilizzato quotidianamente, ma magari per chi ci ascolta no, che è l'attraction. Vi spiego brevemente cos'è l'attraction e poi una domanda proprio per Federico. Dunque, l'attraction, immaginatela come la capacità oggettiva e quindi misurabile di crescita esponenziale. Cioè io ho traction se posso crescere esponenzialmente nelle mie metriche di crescita e posso in qualche maniera misurarle in maniera oggettiva. Facciamo un esempio: ho un e-commerce, posso dire che ho una traction buona e per dire le vendite al netto dei recessi che avvengono mensilmente mi crescono di mese in mese in maniera esponenziale. Il primo mese ne ho fatte 100 vendite, il secondo mese ne ho fatte 1000, il terzo mese magari ne ho fatte 5000 e così via. Quindi ho una crescita tangibile, misurabile, in maniera oggettiva, non posso dire che in due persone diverse leggono dati diversi, ed è dimostrabile agli occhi di un potenziale investitore. Domanda per te, quindi compreso per i nostri ascoltatori il concetto di traction: come hai misurato la traction della tua startup in realtà? Perché tu sei stato sempre, io mi ricordo durante i percorsi e dopo, veramente millimetrico in tutte le tue attività. Tu sei una figura che ha una qualità incredibile proprio nella parte di analytics, data analytics, la misurazione del dato, e su quello credo sia anche stato uno dei punti di forza della tua startup. Ecco, come misuravi la tua traction? Cosa devi misurare mensilmente? Massimo, dico sempre, i numeri non mentono mai, quindi è dai numeri che si parte per capire bene se il business funziona e se la startup sta scalando e sta crescendo giorno dopo giorno, mese dopo mese. Io, numero ovviamente che andavo a vedere era il tasso di traffico che veniva generato all'interno della mia app, quindi quanti utenti si iscrivevano all'app, quanti si abbonavano, quindi il tasso di conversione tra gli iscritti e gli abbonati, e quanti abbandonavano l'app dopo pochi giorni o quanti ritornavano. Questi sono alcuni delle KPI, come chiamiamo noi, che sicuramente possono darci delle traction, possono darci dei numeri importanti per analizzare in che stato siamo e che cosa dobbiamo fare, se quindi quella strada sta funzionando e quindi posso accelerare e continuare ad andare avanti, o se devo cambiare metodologia perché non sta funzionando, non arrivano utenti sul sito, o vanno via subito, o non ho abbonamenti, o ho tassi di conversione molto molto bassi. Ci sono tante dinamiche, i numeri sicuramente possono darci tantissime risposte e permetterci anche di risolvere con tempismo eventuali criticità. Molto molto interessante, bravissimo. E ascolta, tu prima parlavi di mentor, no? Ossia, quando abbiamo parlato di consigli che puoi dare agli startupper, hai detto proprio di farti seguire, no? Da mentor, comunque da figure che possono in qualche maniera accompagnare il processo di creazione, sviluppo e crescita di un progetto startup. Ma tu che ne hai avuti appunto di mentor, e oggi sei un mentor, perché oggi per esempio sei rientrato nei nostri programmi da socio. E peraltro, peraltro tu hai il nostro CDA da poco, quindi oltretutto, e sei un mentor peraltro molto richiesto proprio nel tuo ambito, quindi nel real estate, nel proptech. E ti chiedo, secondo te che qualità dovrebbe avere un mentor? Qual è il valore aggiunto che deve portare a uno startupper? E spieghiamo agli startupper come riconoscere se un qualcuno che si presenta in realtà
può essere un vero mentor, o qualcuno che si presenta da mentor, ma è meglio assolutamente evitare, perché non è colui che ti porterà verso magari il vero successo. Allora, il mentor per me deve avere grandissime doti umane, perché deve avere dimostrare empatia verso lo startupper, alla startup che magari sta affrontando dei momenti difficili, quindi anche a livello psicologico sotto pressione, quindi grandissima empatia e sicuramente un aspetto umano molto importante. Ma soprattutto i mentor si misurano su due grandi cose: sull'esperienza, quindi sulla capacità accademica dell'esperienza che hanno negli anni acquisito, ma soprattutto si misurano in base anche ai risultati che hanno ottenuto nella propria vita imprenditoriale, nella propria professionalità. Perché dico sempre: non posso insegnare a fare una cosa se non l'ho mai fatta. E devo dire che tutti i nostri mentor, me compreso, abbiamo tutte alle spalle diciamo sicuramente un background imprenditoriale di successo, e questo può permettere sicuramente di portare delle esperienze, portare una competenza dove non è solo accademica ma è anche operativa sul campo, e sicuramente può fare la differenza. Esattamente questo, infatti ahimè ne troviamo tanti di diciamo mentor in giro che si qualificano come tali, ma in realtà a parte aver studiato qualche libro non hanno avuto esperienze di alcun tipo, e quindi ovviamente anche per loro in realtà è la prima esperienza con le startup che seguono, e chiaramente più che dare consigli didattici non li possono dare basandosi sulle reali esperienze passate, sul track record di successo. Quindi questa è sicuramente una delle prime cose che vi consiglio anch'io di guardare prima di affidarvi a qualcuno. E sai, un po' domanda che esula da quello di cui abbiamo parlato fino ad ora. Tu arrivi dal mondo real estate e proptech, è una vita che ti occupi di proptech e real estate, lo stai facendo con gran successo, tra l'altro sei pure amministratore delegato di Onpal RE. Onpal, poi ecco, se ci vuoi raccontare qualcosa magari è la finestra giusta. E dal tuo osservatorio, che trend vedi in questo momento, visto la rivoluzione che sta avendo e diciamo grazie proprio alla tecnologia anche il mondo del real estate, e proprio si parla da un po' di anni di proptech, che è un termine neo arrivato di cui non si parlava fino a un po' di tempo fa, visto che tutto quello che ha portato l'innovazione anche in questo mondo sta un po' facendo anche qui dirompendo il mercato, e in realtà se ne è stata una prova assolutamente evidente. Ma innanzitutto posso dire che sì, con piacere faccio parte del team di Onpal, che è sicuramente la PropTech, la regina delle PropTech in Italia, perché è la prima agenzia immobiliare online che ha veramente anche lì con la metodologia disruptive smontato quelli che erano i preconcetti di un mercato molto tradizionale, molto fisico, e ha portato sul digitale un qualcosa che era immaginabile fino a qualche anno fa. Quindi assolutamente è un piacere farne parte, e i risultati sono veramente giorno dopo giorno eccellenti. Per quanto riguarda il trend delle PropTech in Italia, hai perfettamente centrato il punto prima quando dicevi che è un termine neonato. Fino a 2-3 anni fa si parlava di PropTech e nessuno sapeva nulla. Oggi invece è un mercato in forte crescita, ci sono realtà da 18 mesi, 24 mesi a questa parte che stanno nascendo in tanti ambiti, sia nel settore B2B sia nel settore B2C, e quindi prevediamo un tasso di crescita annua mediamente del 15-20% proprio verticale sul mondo delle PropTech in Italia. E in Italia, come sappiamo, siamo un po' in coda rispetto all'Europa, addirittura anche all'America, che è un po' il traino delle start-up. In Europa si parla di PropTech già da parecchi anni, ad esempio principale è Parco Bricks in UK, che anche lì hanno dematerializzato completamente il processo fisico dell'agente immobiliare e l'hanno portato totalmente online. Quindi è un mercato sicuramente in forte crescita che potrà dare tantissimi risultati, portando un'innovazione tecnologica molto molto forte. Bene, bene, bene. Ci è rimasto un minuto. Velocemente, obiettivi per il 2021, che cosa hai in mente? Se seguissi tutto quello che il mio cervello mi dice di fare, sarebbero tantissime cose, perché sappiamo anche tu, un po' come me, siamo molto vulcanici, abbiamo tantissime idee. Poi con l'esperienza si capisce che bisogna dare delle priorità. Qual è l'obiettivo del 2021? Sicuramente, come hai detto te, oggi uno dei miei obiettivi è anche oggi da investitore,
Quindi nelle attività che svolgo, una è anche quella di investire nelle start-up promettenti e oltre a questo anche supportare start-upper realtà che hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di scalare in altri mercati. Quindi l'obiettivo 2021 è consolidare queste due attività, da una parte l'investing, quindi continuando a investire in realtà molto interessanti in varie industrie, che non è solo quella verticale immobiliare, e soprattutto supportare, portare al successo tante start-up che oggi sicuramente meritano per la voglia che hanno di fare, per il team e ovviamente per il modello di business che portano sui vari mercati. Bene, bene, bene. Bene, direi che assolutamente ci ha dato dei consigli come sempre ottimi, credo siano assolutamente di ispirazione, motivazionali per tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ripasserei la parola a Mariella alla regia. Bene, io ringrazio invece entrambi perché grazie a questa puntata ho imparato anche io tante cose interessanti che non conoscevo. Davvero vi ringrazio per questa opportunità. Grazie a te per lo spazio che ci hai concesso, come sempre veramente un grande grazie. E invece io ringrazio gli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui, rinnovo l'appuntamento con Grunectia e con il dottor Massimo Ciaglia e i suoi ospiti a giovedì 11 febbraio. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Si vola in alto. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamfly. Radio Dreamfly. Con noi fai decollare la tua impresa. Ehi, ciao, sono Carlo Oliva. Sono qua per ricordarti l'appuntamento di sabato alle ore 15 con Master DJ Club. Con tutta la musica da club. Master DJ Club con Carlo Oliva. Sabato alle ore 15 su Radio Dream on Fly. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
del volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream On Fly. Trovati una buona domenica sera a voi ascoltatori. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che sulla provinciale 29 del colle di Cadibona si viaggia a senso unico alternato nel comune di Alba fino alle 20 di questa sera. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza, buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream On Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Vortice nordafricano ancora in azione sul nostro paese con un Dream On Fly Radio. Trovati una buona domenica sera a voi ascoltatori. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che sulla provinciale 29 del colle di Cadibona si viaggia a senso unico alternato nel comune di Alba fino alle 20 di questa sera. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza, buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream On Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Vortice nordafricano ancora in azione sul nostro paese con ulteriori conseguenze soprattutto per le regioni meridionali ma anche per parte del centro. Al mattino a fronte di un ampio soleggiamento con cieli anche sereni al nord sulla Sardegna e sui settori centrali tirrenici, il tempo risulterà piuttosto instabile al sud e sul medio versante adriatico, aree dove colpiranno in maniera abbastanza diffusa piogge eppure nevicate fino a bassissima quota. Nel pomeriggio ad essere colpiti da fenomeni frequenti saranno ancora i medesimi settori, sia pure in maniera via via meno intensa e meno diffusa. Ancora tempo buono al nord, in Sardegna e sul medio Tirreno. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
Fly Radio. Radio. Radio Dragonfly. Con noi fai decollare la tua impresa. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dragonfly. Ed eccoci puntuali anche in questo lunedì 25 gennaio 2021, sono le 15 e un minuto primo qui a Radio Dream on Fly, sono Mariele Vitale, buon pomeriggio, bentrovati, appuntamento con il re e soprattutto con chi ci parla del re, sto parlando della Regal Truffle perché io oggi, come tutti i lunedì del resto, ho in collegamento con me direttamente dall'Abruzzo il dottor Marco Di Valentino che saluto subito, buon pomeriggio, bentrovato dottore. Buon pomeriggio Mariella, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, grazie ancora per invitarmi sempre. Un raggio meraviglioso dall'Abruzzo che ci arriva per parlare del re, del king, del tartufo con Regal Truffle, è un progetto meraviglioso che stiamo portando avanti oramai da qualche settimana, oramai da qualche mese, vero Marco? Sì, se, credo siano già passati un paio di mesi. Sì. Un po' vola. Abbiamo avuto un sacco di ospiti e oggi tu hai portato un altro illustrissimo ospite che è il dottor Silvio Pacioni, nonché già figlio del dottor Pacioni che si occupa della parte scientifica della Regal Truffle, però lui qui è in veste di presidente dell'associazione, della compagnia, dell'agenziana. Perché Marco, ce lo spieghi? Sì, appunto, lui il dottor Silvio Pacioni intanto nella vita è un dentista, sì, nonché socio dell'azienda di famiglia appunto del professor Pacioni Giovanni, consulenze Pacioni appunto, che ricordo è il nostro consulente per quanto riguarda l'attività della piantumazione dei tartufi, quindi certo, ci segue sotto l'aspetto scientifico, sì. Ma oltre ad essere un amico, Silvio Pacioni è il presidente della compagnia dell'Agenziana, un'associazione nata per portare nel mondo e a conoscenza questo nobile prodotto che riguarda in primis l'agenziana, ma comunque loro parlano e sostengono tutti gli amari, sì, d'Abruzzo, che nascono in Abruzzo. Io non perderei più tempo a parlare, passerei, sì, subito la linea al dottor Silvio Pacioni che ci parlerà della nostra collaborazione, nello specifico appunto di questa loro associazione. Benissimo. Bene, grazie Marco, certamente, grazie Marco. Grazie Mariella. Allora, dottor Silvio Pacioni, intanto ben trovato e benvenuto su Radio Dream on Fly, grazie a Marco Di Valentina, ci fa conoscere un'altra eccellenza attraverso di lei. Di cosa si tratta esattamente? Grazie a voi e un buonasera a tutti quanti gli ascoltatori. Allora, si tratta precisamente di un'associazione che ha come scopo quello di valorizzare e far conoscere il patrimonio liquoristico abruzzese. Che immagino sia ampissimo, no? È molto ampio, assolutamente, me ne sono reso conto a due matrimoni in cui questa idea poi si è concretizzata, uno in Liguria e uno in Calabria, dove alla fine nel carrello degli amari sono stati serviti molti amari commerciali, mentre nei matrimoni in Abruzzo molte volte questi carrelli sono pieni solo e unicamente di prodotti tipici regionali, sì, e lì la mia idea si è concretizzata di creare un'associazione che li valorizzasse. Ma senta, al di là della compagnia dell'agenzia, insomma, ci parla, lei ha già specificato che non trattate, non vi occupate solamente dell'agenziana in particolare, ci sono tantissimi amari, ma l'agenziana, sì, perché? Ha delle proprietà particolari, ha un gusto particolare, perché proprio l'agenziana? L'agenziana perché da queste parti è molto tipica, perché è molto legata al mondo della pastorizia. Gli abruzzesi sono un popolo di pastori, per, sì, cui parlare di agenziana significa parlare di radici, non solo da un punto di vista botanico, ma anche da un punto di vista proprio generazionale e storico. Mi dica che fa bene alla salute, mi dica che fa bene alla salute l'agenziana. Fa bene anche alla salute, aiuta assolutamente a digerire, ecco. E poi entra in quel
in quelle tipicità che ci distinguono un pochino da regione a regione, perché per esempio in Piemonte avete la Genzianella. Esatto, noi siamo anche il GNP, esatto, sì. La Genzianella, esatto. Ed è molto buona effettivamente, però noi qui stiamo cercando di portare avanti un discorso di valorizzazione del territorio e in particolare giustamente dell'Abruzzo. E sì. In che modo va a contestualizzarsi la compagnia della Genziana nel Regal Truffel, cioè col tartufo? Allora, come lei ha capito, ha imparato a conoscere tutti questi appuntamenti, si sono incontrate persone con molteplici interessi e passioni. Sì. E chiaramente siamo tutti quanti legati al nostro territorio, e nel momento in cui la Regal Truffel ci ha prima contattato come studio di consulenza Pacioni, a riprova della serietà delle persone del progetto, certo. E abbiamo poi continuato il discorso e abbiamo pensato a un progetto che comunque continuasse a parlare della regione, della nostra regione, e ampliasse l'offerta rispetto al tartufo e al territorio dove il tartufo viene coltivato. Ma se ho capito bene, allora, in questi percorsi emozionali, no, che si potrebbero realizzare e si faranno sicuramente in Abruzzo, per conoscere, per assaporare, per mangiare, per annusare tutto quello che è, appunto, in questi percorsi emozionali col tartufo si potranno fare attraverso la Regal Truffel, non mi dica che magari a fine pasto ci sta un amaro, no? Beh, dall'agenzia. Stiamo comunque parlando di mangiare, chiaramente gli ospiti saranno assolutamente soddisfatti da un punto di vista culinario, ma anche delle quantità. Ecco. E allora a questo punto, come fa a mancare un dopopasto e come fa a mancare un dopopasto abruzzese? Ma senta, dottore, adesso mi si è accesa tutta la curiosità del mondo. Oltre alla genziana, quali altri amari abruzzesi classici ne potremmo assaggiare a fine pasto? Allora, potrete assaggiare ad esempio il centerbe, sì, fatto con un'unione di tantissime erbe di montagna. Potete assaggiare ad esempio, anche per chi non gradisce il secco, l'amaro, anche la ratafia. Anche voi avete la ratafia, sì, anche voi avete in Piemonte la ratafia, sì. Solo che la nostra tipicità, così come quella per la genziana, è che i nostri amari sono a base vinosa e non a base di grappa o di distillati. Ah, ecco, quindi c'è una sostanziale differenza invece, non è proprio così? È una sostanziale differenza, sì, assolutamente. Ecco perché ci rende leggermente più tipici e quindi ancora più da valorizzare. Ah, ma allora mi scusi, sa che io sono una femminuccia, io amo quello che è leggermente più dolce, no, rispetto meno amaro, proprio che faccia il suo effetto a fine pasto, ma che non sia troppo amaro. A questo punto su che cosa dovrei dirigermi? Beh, io a questo punto mi dirigerei su una ratafia, indubbiamente. Ah, allora guardi, io quando vengo a farmi il percorso emozionale, io vengo da lei e dico: guardi, devo assaggiare assolutamente la ratafia. L'agenziana però l'assaggio lo stesso, perché sono curiosa. Certo. Lei così sente la differenza rispetto, certo, all'agenziana. Allora, sì, sì, mi propongo come assaggiatrice ufficiale, nessun problema. Benissimo, siamo alla ricerca di assaggiatori noi. Ha trovato la sua, non c'è problema su questo punto, da questo punto di vista. Dottor Pacioni, lei ha idea su come verrà strutturato il prossimo percorso emozionale? Ha già più o meno in mente? Non so se avete con il dottore Di Valentino, avete già parlato di qualche data o qualche periodo particolare? Beh, allora, sicuramente metà maggio, perché le contingenze attuali, non mi va nemmeno di starlo a ripetere, però effettivamente ci inducono alla prudenza sulle date. Quindi metà maggio siamo fiduciosi che con la bella stagione Difatti. Si possa un pochino vivere un periodo più sereno, e quindi era un messaggio di ottimismo quello che volevo lanciare, già dicendo, certo, metà maggio è già un'apertura, no, verso un domani che secondo me prima o poi, insomma, deve arrivare per forza, non è che può durare ancora per molto. Ce lo dice la storia, deve arrivare per forza. Deve arrivare per forza. E difatti noi per metà maggio, a parte il fatto che faremo adesso anche noi qui in radio, attraverso gli appuntamenti col dottor Di Valentino, questo percorso a tappe per preparare proprio questi percorsi emozionali, o perlomeno i nostri ascoltatori, a valutare, no, l'idea di poter fare questo tipo di esperienza in Abruzzo. Anche perché intanto credo che si faranno a
all'aperto, ci sono delle zone dove si potrà ovviamente gustare, sì, però sì, certo, insomma, ecco. Certo. Quindi tutto sommato non è poi così da assembramento la cosa. No, assolutamente. Sicuramente vorremmo approfittare dei 3 parchi nazionali che abbiamo in Abruzzo. Certo. Quindi quelli li si godono sicuramente all'aperto, i persi alla natura. Quindi la cosa che ci manca cos'è? La possibilità di spostarsi da una regione all'altra. Di fatto sì, ci manca solo quello, però arriverà indubbiamente anche quello. E di fatto il resto è tutto quanto studiato. Oh, che meraviglia! Guardi, sì, dottor Pacioni, io l'ho già detto pubblicamente, sarò una delle prime assaggiatrici, anzi io comincio il pasto al contrario, assaggio prima la ratafia e poi comincio a mangiare e poi finisco con la genziana. E quindi benissimo. E quindi abbiamo anche dei cocktail a base di ratafia e genziana. Ecco, vede. Magari studieremo anche qualcosa da accompagnare al tartufo. Ecco, bravo. Magari bello, come entrata, certo. Oh, avete tempo di sperimentare ancora per poco, quindi un paio di mesi e poi preparateci queste belle sorprese, perché noi arriviamo dal Piemonte e vogliamo scoprire tutte queste belle cose, queste cose buone soprattutto, e che a quanto pare fanno anche bene alla salute. Basta non eccedere, sempre. Basta non eccedere. Assolutamente, il consumo consapevole. Siamo a metà tra il goliardico e il serioso. Meraviglioso. Non siamo sicuramente 4 amici al bar che puntano solo sul consumo smodato. No, credo che sia proprio una questione di degustazione, no? Di sentire gli odori, tutti i sapori che ci sono, cosa ci rivelano, no? Questi bicchierini, perché poi sono poi degli assaggi, nel senso che mezzo bicchierino penso che di amaro possa andare bene, no? A fine pasta. Assolutamente. Ormai si fanno di tutte le gradazioni, quindi non c'è problema, si può andare su quello più pesante, quello più leggero. Ecco, basta conoscersi un pochino. Bene, allora io intanto la invito magari a venirci a trovare, magari se qualche altra volta vuole ancora partecipare insieme al dottor Di Valentino, noi saremo lieti di ospitarla nuovamente, dottor Pacioni, e possiamo dare appuntamento ai nostri ascoltatori per fine maggio, perché rinnoveremo ancora questo invito. Assolutamente. Grazie per essere stato con noi, l'aspettiamo. Grazie a voi. Grazie, arrivederci, a presto, a risentirci, per il momento solo a risentirci. Chissà se il dottor Di Valentino ci mette giù il telefono, no, spero di no. No, sono qui, eccomi. Insomma, io ho già fatto tutta la questione, mi sono già fatto tutto il programmino e ho già invitato i nostri ascoltatori a tenere a mente che metà maggio, insomma, appena ci si potrà spostare tra regioni, no? Una cosa da valutare. Sicuramente un percorso emozionale da fare in Abruzzo. Assolutamente, Covid permettendo, appunto, tra la metà di maggio e la fine, nei 2 weekend a disposizione, sicuramente uno di questi sarà destinato appunto a questa proposta di strada del tartufo, che culmineranno con l'assaggio dei nostri amari d'Abruzzo. Senti, ma ci dai la possibilità di geolocalizzarvi? Dove dovremmo venire per fare un percorso emozionale? Allora, diciamo, tocchiamo in realtà in un weekend, riusciamo a toccare 2 province, la provincia di Teramo e la provincia dell'Aquila. Ah. Partendo da quella che è la Civitella di Fortezza, la fortezza di Civitella del Tronto, pardon. Sì. Questo posto storico bellissimo, sembra di tornare indietro nel tempo. Da lì, strada facendo, faremo tappa presso alcuni nostri partner supporter che ci supportano, appunto, che hanno deciso di instaurare una partnership con noi, ma io lascerei la cosa come una bella sorpresa, ecco. perché mi piacciono le sorprese e quindi mi piace anche regalarle le sorprese, perché poi magari regalo anche tante emozioni, no? Certo. E dove proseguiremo verso il mare, toccheremo il mare. Che bello. Verso la struttura Villa Sofia, dove appunto ci saranno degli ospiti illustri. Sì. Per poi andare verso l'interno, al di là del Gran Sasso, che ci separa appunto dal versante teramano, quindi andiamo nel versante aquilano. Sì. A vivere l'esperienza in tartufaia, questa esperienza emozionale di degustare prodotti stellati, gourmet. Sì.
nostro Gabriele Feliciani in tartufaia. E ascoltiamo anche delle conferenze del professor Pacioni. Meraviglioso. Allora, lasciamo tutto così, Marco, perché intanto è un divenire quasi imminente. Noi siamo pronti, sì. Esatto. Invitiamo tutti i nostri amici ascoltatori a venire a trovare almeno il sito per poter capire se casomai volessero intrattenersi nel frattempo, prima dell'attesa, no? Con qualche prodotto della Regal Truffle, no? Si può anche acquistare online su regaltruffle.com, lo dico in italiano, dove c'è praticamente tutto lo shopping online per poter fare gli acquisti a seconda di quello che uno gradisce, sempre a base di tartufo. E a questo punto ci diamo appuntamento alla prossima settimana con altre sorprese. Benissimo, allora per chi volesse acquistare i nostri prodotti, hai detto bene, sulla nostra area shop si trovano i nostri prodotti, che comunque suggeriamo anche delle ricette bene. Per chi le volesse degustare al meglio. Ah, tra l'altro la settimana scorsa con 7 ricette che abbiamo fatto, esatto, c'è stato un picco di ascolti pazzesco. Bene. E vedi che dove si mangia le cose buone, esatto, c'è subito il riscontro, subito. Quindi per fortuna esistono anche le cose belle e buone, sì, ancora, non solo quelle cattive tipo, esatto, il Covid. Esatto, basta. Esatto. E vabbè, appuntamento alla prossima settimana, Marco, sono senza voce oggi. Va benissimo, ti lascio allora, saluto tutti i radioascoltatori, vi ringrazio ancora per ascoltarci ogni lunedì. Grazie mille, appuntamento con la Regal Truffle a lunedì prossimo, grazie dottor Marco Di Valentino, grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo. Grazie a te Mariella, grazie ancora, buongiorno. Con Radio Dreamonfly si vola in alto. Radio Dreamonfly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamonfly. Buon pomeriggio cari amici di Dai Sogni ai Fatti con la Patti. Oggi 25 gennaio, per questo ultimo appuntamento con il primo mese dell'anno, ho voluto invitare un'amica e una professionista che da anni si occupa di arte, di ambiente e di spettacolo a 360 gradi e che, nonostante il periodo di grandi sconvolgimenti che il mondo sta vivendo a causa della pandemia da Covid, grazie al suo coraggio, alla sua determinazione e alla sua voglia di continuare a sognare, sta portando avanti i suoi numerosi progetti. Do il benvenuto ad Antonella Ferrari, presidentessa dell'associazione No Profit Phil. Ciao Antonella, come stai? Grazie Patrizia di avermi ottenuto nella vostra trasmissione, sono molto felice, molto onorata. E abbiamo appena concluso in via Margutta Home, la quarta edizione del premio Sweet Time Award People of the Year. È sempre stato un premio dedicato alle eccellenze nei vari settori, a partire appunto dal loro comportamento etico e dalle loro attività che svolgono con passione, con amore, perché ci mettono il cuore. Quest'anno abbiamo voluto, visto il periodo veramente difficile che tuttora stiamo vivendo, anche se c'è uno spiraglio, dedicare e premiare tutte le persone che si sono distinte comunque per il proprio atteggiamento positivo e propositivo, e soprattutto anche che hanno dato i loro contributi anche a livello psicologico, che non è da sottovalutare, perché tutte le persone si sono trovate soprattutto a combattere prima di tutto con se stessi, no? Per la paura, combattere, certo, con la paura. E primo fra tutti il nostro amico Vincenzo Bocciarelli, che ha intrattenuto con la sua, diciamo, col suo esperimento sociale, ha ideato all'interno di casa sua, ha trasformato la sua casa in un teatro e quindi ha intrattenuto tutti i suoi fan con il Bocciarelli Art Home Theater, però una pennellata e l'altra, perché è anche un grandissimo artista, e recitava delle poesie, dei brani, delle situazioni teatrali, quindi tutti i fan chiaramente in lui vedevano un attimino anche un momento di sollievo, tutti insieme, visto che non potevamo neanche incontrarci
quasi sotto la strada, solo che per andare a fare la spesa, ci si incontrava sui social, mai come adesso, insomma, ovviamente siamo molto social. E quindi con Vincenzo quest'anno abbiamo deciso di puntare a questo tipo di iniziativa, diciamo, di virare il campo, oltre che all'etica, anche al sociale e alla persona che ha sostenuto psicologicamente il prossimo, ma anche gli imprenditori che si sono reinventati, tutti quelli che comunque nel loro sono stati positivi, perché per noi questa, diciamo, è la chiave di lettura per andare avanti. E noi con FIL, l'associazione FIL comunque vuol dire sentire, abbiamo premiato tante persone molto interessanti che sono veramente venute dal vivo nonostante le difficoltà, una invitata ogni mezz'ora, tamponati, senza pubblico, senza amici al seguito, quindi una alla volta sono stati disponibili per venire a ritirare il premio e una piccola clip video per poter immortalare questo momento unico nella storia, chiaramente speriamo che sia anche l'unico, che il prossimo anno invece sia tutto già risolto, che torni alla normalità, da Enrico Vensina, da appunto Vincenzo Bocciarelli, a Eleonora Daniele, che è stata anche lei nostra premiata, e poi è venuta per la moda, è stata premiata Victoria Torlonia, che anche lei ha ideato il suo brand, e poi è scoppiata la pandemia e riceve. Enrico Vensina ha raccontato attraverso le immagini del suo film Lockdown all'italiano quello che noi italiani in realtà abbiamo vissuto, l'ha messo in chiave anche un po' per sdrammatizzare, ma ha fatto un capolavoro. E Federico Mancuso, che ha inaugurato Luce e Ombra, è stato poi chiaramente con le sue opere lì presente, anche è stato premiato e poi insomma molto felice di aver fatto ammirare le sue opere un pochettino a tutti. Poi abbiamo avuto anche Boccadamo, che è stato, abbiamo scelto come imprenditore per che chiaramente, come tutti gli imprenditori, si sono trovati a dover fermare la propria macchina. Lui è un grande produttore di gioielli e si è reinventato e ha trasformato la sua fabbrica in una fabbrica che realizzava le mascherine, che ha dato agli ospedali, che ha dato veramente, come grande lui, che c'ha anche la sua fondazione, ha fatto delle belle iniziative e ci ha sostenuto anche lui in questa iniziativa, ci ha omaggiato i premiati con un cadeau e una mascherina realizzata appositamente per noi, esclusiva, che rappresenta l'opera del, che è un simbolo di quest'anno del premio, che è un'immagine che rappresenta un nuovo pianeta, un nuovo mondo, un mondo dove le persone che vogliono far parte di questo mondo ragionano con il cuore, ci mettono il cuore e vivono di energie, vivono di positività e anche un pochettino non del proprio io, ma del stiamo insieme uniti, no? Certo, se forse facendo squadra, volendoci bene, si può fare anche di più e meglio, no? Certo, e a proposito di cuore, cara Antonella, colgo l'occasione anche in questa circostanza per ringraziarti per aver consegnato anche alla mia figura il tuo importante riconoscimento, che è appunto custodirò gelosamente nel mio cuore, in quanto in questo periodo di grande difficoltà, come tu prima anticipavi, anch'io ho supportato diverse realtà. Tu sei la nostra premiata per quanto riguarda la comunicazione, tutto quello che tu stai portando avanti, Press Agent, e abbiamo premiato te, poi abbiamo premiato anche Francesco De Angelis per quanto riguarda il mondo dei settimanali, e abbiamo premiato per quanto riguarda sempre per la comunicazione, sempre in ambiti comunque differenti, Giorgio Belleggia del Messaggero, e poi ancora l'imprenditore Dovico, che lui ha fatto in letteria da 40 anni e ovviamente si è trasformato molto in green, e Maria Rosa Salomoni dell'azienda Mary Rose, che ha un'azienda di prodotti fitoterapici che realizza tutto soltanto con la natura, che anche lei ha preparato delle situazioni e le abbiamo fatte vedere anche all'interno di Margutta Home, e abbiamo premiato le eccellenze
per quanto riguarda la comunicazione in ambito diverso, te belleggia e come ti dicevo gli altri prima, poi pochi imprenditori che veramente si sono distinti e poi alcuni del cinema, della televisione e della moda, ecco, e dell'arte, quindi ognuno veramente, ma tutti, perché comunque durante il lockdown hanno sempre fatto un qualche cosa o radiofonico, o televisivo, sui social o nell'arte o nella moda, e non si sono mai aggresi, e questo è molto importante, credo che proprio al di là del lockdown e del periodo d'emergenza, io credo che sia lo spirito giusto, perché soltanto con determinazione e il desiderio di vincere sempre, ma vincere non soltanto contro un pericolo, ma contro se stessi, no? Quindi, ed arrivare, questo penso che è lo spirito anche del premio, questo, in questa edizione. Complimenti veramente, perché insomma è stato un gran successo, meritato, e per tutto l'impegno anche che ci hai messo, che ci metti in tutto ciò che appunto fai. E una bella realtà anche quella che ti ha vista coinvolta con il Feel Art Green Festival Emotion in autunno, in collaborazione con l'Orto Botanico di Trastevere, in occasione dell'Anno Internazionale della Salute delle Piante, proclamato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come è nato questo progetto? Questo progetto è nato proprio a marzo, in periodo di emergenza, perché mi sentivo sempre con gli amici stilisti, gli amici artisti, io sono diciamo giornalista e fashion director, quindi sempre in periodo durante Alta Roma faccio dei format diciamo legati alla moda che poi vanno in TV, piuttosto che Ischia Fashion Week eccetera, e allora loro mi dicevano siamo proprio a pezzi, proprio veramente non esiste più Made in Italy, non ci avremo più. Allora io gli ho detto: senti, facciamo una cosa, tanto dico, peggio di così si può andare, ma almeno possiamo avere una riscossa, insomma. Io ho detto: senti, lo so che le tue sarte non ci sono, visto che tu sei stilista, sei capace anche a cucire, non hai bisogno della sarta, se io ti chiedo di fare un abito. E ho creato un laboratorio, tra virgolette, in quel momento virtuale, dove ho creato ideato una collezione simbolica, in fase iniziale, tutta unita da un filo verde, il filo verde che rappresentava la natura che ovviamente più l'essere umano veniva rinchiuso in casa e più la natura fioriva. Da questa ispirazione ho detto la natura protagonista, perché è stata veramente maltrattata, adesso una natura protagonista, ogni stilista e ogni creatore di gioielli che chiaramente ho contattato, quasi tutti erano veramente devastati psicologicamente e ho dovuto fare veramente un grande lavoro per farli aderire ovviamente gratuitamente, così in amicizia, perché non avevano neanche il coraggio, non sapevano neanche se sarebbero riusciti a riaprire la propria attività. Quindi a ognuno ho fatto fare un abito, chi due, perché andando avanti poi psicologicamente ci vedevamo tutti collegati anche tramite diciamo internet, e quindi per vedere l'ispirazione. Poi io chiaramente ho reso protagonista ognuno e ho deciso, sempre tutto con le varie sfumature del verde, di creare questa collezione in modo che fosse veramente omogenea. Stessa cosa, l'input ho dato ai fotografi, ai pittori, agli scultori, e poi ho coinvolto creando un film festival dedicato di corti dedicati alla natura. Durante il lockdown le persone, i videomaker, è stato difficile, però siamo riusciti ad avere o 16 o 17 cortometraggi. Quindi, cioè, voglio dire, in un periodo dove tra virgolette non si poteva uscire, cioè i primi attimi messi fuori i piedi di casa si sono inventati, altri avevano già alcune immagini fatte nel passato e si sono creati una storia e l'hanno creato. Quindi siamo andati all'Orto Botanico, io siccome sono Sapienza e con il direttore dell'Orto Botanico abbiamo deciso di fare un evento coorganizzato e sono stati veramente meravigliosi, perché dai tempi della regina la regina di Roma, no? Cristina di Svezia, che lei stava proprio lì nell'accademia all'Orto Botanico, non avevano mai più permesso di
di realizzare un evento, e su questo veramente Viale delle Palme, Piazza dei Tritoni, dove noi lì abbiamo fatto questo evento pazzesco, poi nell'Arancera abbiamo proiettato i cortometraggi e siamo stati 3 giorni lì, dove per puro caso, siccome in quel periodo nessuno sentiva parlare dell'anno internazionale della salute delle piante, ho incontrato una persona mentre passeggiavo tra le piante, mi sono messa a parlare con lui e lui, ho visto che aveva uno stemmino che era della FAO e ha capito la mia passione verso la natura e mi ha detto così, il più del meno, io gli ho detto che stavo organizzando questo festival e lui mi ha detto: ma sa che quest'anno è l'anno internazionale della salute delle piante? No, io non lo so, dico, ma penso che neanche altre persone come me siano informate del fatto, quindi se a lei è piacere io sarò portavoce e promotrice di quest'anno che dura il 2020-2021, che con questo festival potremo tranquillamente promuovere. E così è nato totalmente, sai, il caso non esiste, certo. Però a volte non c'è bisogno di nulla per arrivare a fare qualcosa anche di importante come questo. Tra l'altro la FAO era chiusa, quindi non si poteva entrare dentro alla FAO perché non poteva entrare nessuno, loro lavoravano da casa, nessuno rispondeva, quindi tu pensa che il 13 di agosto io ho incontrato per caso questa persona all'orto botanico e da lì, certo, sono stata molto determinata, nel senso che non l'ho mollato un secondo, e quindi alla fine me il telefonato sono arrivata all'ambasciatore della FAO, che è una donna che naturalmente sta dentro la Farnesina, e mi ha detto: naturalmente fisicamente non potrò essere presente, fisicamente non la posso accogliere qua dentro in Farnesina, però sono molto felice di dare il partenariato e chiaramente che lei possa a promuovere, visto che non abbiamo promosso in nessun modo, capito? Questa è stata la cosa veramente che ha alzato il tiro, no? Perché è una cosa veramente che è nata per la voglia di non far arrendere gli altri, principalmente perché io faccio solo cultura, di fatto poi non faccio altro, no? Quindi insomma sono stata felice e la prima edizione è andata benissimo. Pensa che ho coinvolto 16 donne con i loro abiti, ognuna ha realizzato 1, 2 o 3 abiti, quindi molto importanti, tutte donne che sono chi più giovane, chi già diciamo avanti con la sua carriera, ma tutte che fanno alta moda, la famosa alta moda che comunque quest'anno, diciamo, per fortuna è stata rappresentata attraverso Feel Heart, no? Sentire amore per la natura attraverso le arti. Questo era appunto questo nome un po' originale, però un acronimo che volevamo metterci dentro veramente tutto, il cuore, la natura, le arti, e questo è quello che abbiamo rappresentato all'orto botanico. Molto bene, molto bello. E a te va proprio il primato del format green dedicato alle emozioni attraverso il coinvolgimento delle arti. Come nasce la tua passione per l'arte, per la bellezza, per l'emozione in genere, no? Perché poi alla fine l'arte è vita, no? Come nasce? Sì. Ma allora, vabbè, io sono una molto sensibile, molto meditativa, molto buddista, molto attenta alle emozioni, no? Nel senso che la mia gioia è condizionata molto dal vedere felici anche gli altri, nel senso che io se vedo delle persone che non stanno bene, non è che so bene neanche io, mi dispiace, non riesco quasi neanche molto a distaccarmi dalle situazioni. Mia madre spesso quando ero più piccola mi diceva: ma perché non ti fai un po' gli affari tuoi, no? Quando vedevo che qualcuno per strada che neanche conoscevo magari, quindi questo è stato un pochettino sempre un po', diciamo, che si nasce. Poi io, quando vivevo a Genova e lavoravo a Milano, ho iniziato a lavorare con il club del marketing della comunicazione, del quale io sono direttore responsabile del magazine ufficiale, e il direttore Daniel Erlenghi per un periodo faceva tutte queste fiere all'interno delle quali c'erano dei festival particolari, e devo dire che parlando con lui ha sempre fatto di queste iniziative un po' del
delle campagne pubblicitarie particolari, no? Basate sulla sorpresa, certo, basate sull'originalità. E un giorno, parlando con lui, abbiamo detto: no, facciamo veramente un qualche cosa che, visto che tu sei fatta così, deve esserci qualcosa anche di tuo, un qualcosa che emoziona. E quindi mi ha detto: guarda, siccome il Festival delle Emozioni non l'ha mai fatto, quindi è giusto che con questa cosa che fai in questo preciso momento e periodo storico un po' così, è proprio bello che tu porti avanti anche questo Green Festival Emotion, perché raccoglie tutto quello che in questo momento anche chi ci circonda potrebbe averne bisogno, no? L'emozione è quella che dovrebbe far andare avanti per le persone giuste la vita. Certo. È vero o no? Certo. Perché non si può vivere senza emozionarsi, e cioè si dovrebbe. Sono la base di tutto le emozioni. Certo, sono la base di tutto le emozioni. Sono la base di tutto. Sì. È anche vero che ci sono persone che è difficile farle emozionare, è vero. Non siamo tutti uguali. Sì. Però mi dispiace per loro da questo punto di vista, perché si perdono molto, no? Sì, certo. E a proposito di emozioni, come un fulmine a ciel sereno, il 7 gennaio scorso è arrivata la notizia dell'improvvisa scomparsa di Solange. Un affetto e un'amicizia molto forte la vostra. Sì, siamo praticamente, come dicevamo, abbiamo sempre detto noi, e abbiamo scritto anche un libro insieme che raccoglie tutto quello che sono sempre stati i nostri pensieri, il gatto e la volpe. A volte il gatto io, a volte ci scambiavamo, compagni proprio di avventura. Ci siamo conosciuti in 23 anni fa, perché mio figlio aveva soltanto 2 anni, e da lì, dopo poco, mi sono trovata a casa sua della mamma Coralla, quando viveva ancora con la mamma Coralla, e con Federico. Cioè, penso di essere stata forse l'unica ad andare io e Federico a casa dalla mamma Coralla, su questo non lo dimenticherò mai. E forse perché la mamma Coralla, non lo so lui come portava avanti le sue situazioni, però avere comunque anche la mia figura e un bambino, per lei era grande famiglia, insomma, molto bella questa situazione. Poi lui andava sempre a Buona Domenica, era ospite fisso, io ero la fotografa di Maurizio Costanzo dentro il programma di Buona Domenica, e quindi sempre lui si fermava, non voleva all'albergo, lui veniva a dormire a casa mia da sempre, con la mia famiglia, stavamo tutti insieme. E siamo sempre stati insieme, sempre, praticamente sempre, a Sanremo, a tutti gli eventi, cioè io ero la sua ombra. E niente, quindi stava bene, insomma, è la vita così. Siamo rimasti veramente molto male, perché comunque probabilmente questo periodo così di lockdown, non è vero che era in solitudine, non è vero tutte queste cose, semplicemente lui aveva molto paura di andare in giro, di girare, eccetera, e quindi stava spesso a casa, però non stava un secondo senza stare al telefono. E le amiche, gli amici della Toscana gli sono sempre stati vicino. Chiaramente, sai, lui è sempre stato, soprattutto quando non si trattava di andare molto lontano, abituato a dare il suo contributo anche a livello televisivo. Lui sì. Una sera non si è sentito tanto bene, si è fatto portare alle 10:30 di sera all'ospedale di Pisa. E ci è rimasto fino alle 3:30, e dopodiché lui ha firmato per uscire, perché nonostante gli hanno detto che lui necessitava di controlli. E poi alla fine è andato a Uno Mattina in Famiglia, cioè, ma non è che è andato a Roma, è andato nella televisione di Pisa, mi sembra Canale 50, e lì c'era questo collegamento con Tiberio Timberi e la Monica Setta, dove si parlava, sai, di tutte quelle che possono essere, c'era, era il 3 di gennaio,
quindi ha dato anche lui il suo contributo, no? Sai, a queste persone sensitive o che fanno gli oroscopi, no? Tutte queste cose sono quelle che invitano sempre i primi giorni dell'anno, alla fine dell'anno, no? Per sapere come andrà, eccetera. E quindi, insomma, abbiamo visto queste immagini, lui praticamente ci è andato forse quasi anche senza dormire, no? Perché alle 3:30 è uscito da là, quindi non è che si è riposato molto. E poi niente, è stato a casa, comunque l'hanno sentito ancora per altri 1 o 2 giorni. E poi è successo quello che è successo, che non avendolo più sentito si sono preoccupati lì, e il primo che abitava più vicino è andato, sentiva suonare il telefonino a vuoto, e quindi certamente, cioè, il fatto che lui non rispondeva al telefono già era molto strano, perché uno, quando tu lo chiamavi il telefonino suo era sempre occupato perché era sempre al telefono, quindi già trovarlo libero c'era già qualcosa di strano. Più quando loro si sono recati fisicamente là, insieme a la, non so se i carabinieri o la polizia del posto, sentivano, facevano numero e sentivano che suonava. Quindi, diciamo, non poteva esserci nessun, diciamo, pensiero positivo. E come sono entrati, chiaramente hanno capito che, insomma, c'è stato questo problema, arresto cardiaco, no? Perché tanto, sai, quando succede così è sempre arresto cardiaco, questo è normale, ce ne mancherebbe. Però il suo problema sicuro, al di là dell'arresto cardiaco, era la glicemia, che non aveva la glicemia regolare, ce l'aveva a volte alta, a volte bassa. Probabilmente forse ce l'aveva più bassa, perché sai, mangiava poco, quindi questo è stato, che peccato, così giovane, così tra l'altro una persona piena di voglia di fare, ti dispiace molto, no? Certo. Perché tu come hai appreso la notizia? Io come ho appreso? Perché improvvisamente mi sono arrivati i WhatsApp da tutti, io stavo in cucina a mangiare, cioè mi sono arrivati i WhatsApp da tutte, mi ha telefonato una persona, figurati, che tra l'altro era tantissimo tempo che non vedevo, ma che mi ricordava che mi vedeva sempre con lui. Cioè lui veniva all'università da me, dentro all'università, e cioè gli piaceva stare in tutti i miei luoghi, no? Cioè della mia quotidianità. All'università, quando mio figlio era piccolo, veniva a scuola nelle elementari, veniva a conoscere le maestre, tu puoi immaginare fuori con le mamme degli altri bambini, da ridere, no? Perché invece che volevano far leggere la mano, da morire da ridere. No, guarda, non ci riesco, ti posso dire una cosa, non riesco neanche a pensare che, cioè, è talmente vivo il suo pensiero. Guarda, basta andare su Instagram, che tuttora esiste il suo Sole Solange, perché le amiche toscane lo portano avanti. Mi aveva, pochi mesi prima, mi aveva chiesto se gli potevo mandare delle fotografie, quelle bellissime che avevamo fatto anche quando era ancora più giovane, insomma, no? C'ha sempre avuto i capelli colorati, sì. E gli avevo mandato anche una fotografia dove sia io che lui avevamo degli elmetti in testa, delle cose particolari, eccetera. E lui, io non ho mai visto il post che lui ha, ho guardato la foto ma non ho visto quello che lui ha scritto sotto, l'ho rivisto soltanto quando ho saputo della notizia, che non ci potevo credere, sono andata a rivedere le fotografie che ha messo su Instagram e ho letto soltanto lì quello che diceva di me, di mio figlio, della mia famiglia. Parlava di Federico, grande fotografo, grande videomaker, futuro regista, avrà grande, cioè, delle cose, perché lui era il più grande fan di mio figlio, il famoso Federico Mancuso di Luce e Ombre. Sì, che bello. Capito? Quindi che peccato. Purtroppo. Ma non riesco, cioè, per me, ti posso dire una cosa? Cioè, col fatto che vivevamo un po' a distanza, perché sai, questo è un periodo che ovviamente non ci si poteva incontrare, e peraltro lui non ha mai guidato la macchina, quindi anche per spostarsi lui aveva bisogno di qualcuno. Io per andare là, che guido male,
io guido solo in città, quindi c'è tutta questa storia, no? Però quindi ci si sentiva così telefonicamente, eccetera. A me sembra proprio strano, perché non mi sembra di vivere in un momento che lui non c'è più. Non so come spiegare, è quasi anche strano. Beh, probabilmente, insomma, lo senti vicino e lo sentirai sempre molto vicino, no? Molto, molto. Forse che il mio cervello non ci vuole pensare. Sì, sono quelle cose spiegabili. Sicuramente è una cosa che non fa piacere, però probabilmente l'affetto che vi lega va oltre, no? È talmente grande, veramente, che va oltre. Sì, è vero. Quindi, insomma, questo è un pensiero, lo abbiamo rivolto, ecco, anche a lui. Mi ha fatto piacere ricordarlo, perché è sempre stato una persona e un artista che ho sempre stimato. E, cara Antonella, purtroppo il nostro tempo a disposizione sta per terminare. Ma grazie di quanto tempo mi avete dedicato. Però prima di salutarci, di congedarci, non posso esimermi dal rivolgerti la domanda, diciamo, di rito, perché questo è un programma in cui si parla anche di sogni, no? Tu sicuramente ne avrai realizzati già tanti, ma c'è ancora un qualcosa che vorresti realizzare nell'immediato, quindi un sogno, un desiderio che vorresti vedere realizzato? Allora, io, diciamo, insieme a Federico abbiamo, tra virgolette, insieme realizzato questo nuovo pianeta. Lui perché con la fluid painting lo stava creando, e io perché ho fermato l'immagine di un pianeta in costruzione. E io vorrei un pianeta, sì, infatti lì sono tante celle verdi, perché vorrei un pianeta dove le persone rispettano, diciamo, i propri simili prima di tutto, non vedono soltanto il prossimo guardando i difetti, ma riescono anche a vedere le cose belle del prossimo, rispettano la natura e vivono puntando sui sentimenti e sul volersi bene, il bene puro, il bene incondizionato. Questo è il mio sogno, che tante persone possano comunque salire su questo pianeta e vivere a questo modo, perché questo è quello che a me piace, andare avanti. Io mi sto creando il mio mondo, no? Con le persone che mi piacciono e che mi circondano. E come si dice, no? In questo periodo ho fatto questo sì, questo no, questo sì, questo no, e tutte queste persone mi stanno vicine adesso. E quindi sono persone che hanno una bella anima, e mi piacerebbe che andando avanti le persone potessero migliorarsi. Ognuno di noi ha da migliorare un qualche aspetto del proprio essere. Ecco, secondo me ci dobbiamo impegnare, e tutto quello che facciamo, secondo me, lo dobbiamo fare pensando, riflettendo prima di fare qualche cosa o di dire qualche cosa che possa ferire il prossimo, perché con un po' di impegno possiamo essere, diciamo, tutti migliori e volere bene agli altri. Ecco, questo secondo me è importante, perché basta poco per non ferire, per far star bene le persone che ci stanno vicino, sia che siano anziane, che hanno bisogno comunque, no, di un supporto, sia che siano piccoli, perché hanno bisogno di stimoli buoni per farli crescere in un certo modo. E anche quelli che ci stanno sempre vicino, noi non ce la dobbiamo prendere, perché loro sono pazienti che ci stanno vicino con loro, ma dire anche grazie a loro, no? Che ci stanno sempre vicini. Dovremmo quasi ringraziarli per prima, perché a volte sono quelli che ci stanno vicini e ci dimentichiamo di loro. È vero, a volte si danno per scontato, no? Le persone che ci stanno, sì, vicini, no? Quindi... E loro ci potrebbero rimanere anche male, è vero. Insomma, si elogiano oppure si ringraziano tante persone. Io penso che è una delle prime cose che io, anche per prima, non mi devo dimenticare, che le persone che fanno tante cose per me, che mi stanno anche intorno e mi stanno vicino, un grazie fa sempre bene, no, al cuore. Certo, l'importanza della gratitudine è sempre brava, mi hai rubato la parola. L'importanza della gratitudine, questa è una delle prime cose che secondo me è un sogno, diciamo, che si può concretizzare, no? Sì, così mi unisco al tuo sogno, perché appunto questi sono i veri valori e i sentimenti che dovrebbero essere normali, no? E quotidiani nel mondo. Quindi mi auguro e ti auguro di vivere
la tua quotidianità in serenità, in tanta energia positiva, e torna a trovarci, a trovarmi, a trovarci i nostri, a trovare i nostri ascoltatori quando vuoi, e ti aspettiamo sempre con molto piacere, e ti ringrazio per essere stata con noi, e nonostante i tuoi numerosi impegni, così, di averci fatto compagnia in questo pomeriggio. Un abbraccio virtuale. Grazie mille. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao Patrizia, grazie. Ciao. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Ehi, ciao, sono Carlo Liva. Sono qua per ricordarti l'appuntamento di sabato alle ore 15 con Master DJ Club. Con tutta la musica da club. Master DJ Club con Carlo Liva. Sabato alle ore 15 su Radio Dream on Fly.
notizie. Muoversi in Piemonte. Ancora una buona domenica sera a voi ascoltatori. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi piemontesi. Vi ricordiamo che per la giornata di oggi è sospeso il divieto di circolazione sulle strade extraurbane per i mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. I dettagli sono disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream on Fly. Dream on Fly. Si vola in alto. Vortice nordafricano ancora in azione sul nostro paese con un Dream on Fly Radio. Ancora una buona domenica sera a voi ascoltatori. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi piemontesi. Vi ricordiamo che per la giornata di oggi è sospeso il divieto di circolazione sulle strade extraurbane per i mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. I dettagli sono disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Con Radio Dream on Fly. Si vola in alto. Vortice nordafricano ancora in azione sul nostro paese con ulteriori conseguenze soprattutto per le regioni meridionali ma anche per parte del centro. Al mattino a fronte di un ampio soleggiamento con cieli anche sereni al nord sulla Sardegna e sui settori centrali tirrenici, il tempo risulterà piuttosto instabile al sud sul medio versante adriatico, aree dove colpiranno in maniera abbastanza diffusa piogge eppure nevicate fino a bassissima quota. Nel pomeriggio ad essere colpiti da fenomeni frequenti saranno ancora i medesimi settori, sia pure in maniera via via meno intensa e meno diffusa. Ancora tempo buono al nord, in Sardegna e sul Medio Tirreno. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato. Attention.
Fly Radio. Radio Dreamfly. Con noi fai decollare la tua impresa. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su, sei su Radio Dreamfly. Buon pomeriggio amici da Andrea Vitale, sono le 15 in punto in questo lunedì 8 febbraio, siamo insieme anche a questo inizio di settimana e a quest'ora ogni lunedì noi abbiamo un appuntamento dove raggiungiamo un grande professionista che ci viene a trovare, seppur telefonicamente ovviamente, perché noi andiamo addirittura fino in Abruzzo e incontriamo il dottor Marco Di Valentino che saluto subito, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Mariella, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, grazie mille ancora. Com'è la situazione lì in Abruzzo? Cioè, no, nel senso c'è sole? Sì, no. No, oggi devo dire no, oggi è una giornata uggiosa, ma niente, è tempo suo. È tempo ci suo, sta. Esatto, ci sta, ci sta. Allora, il dottor Marco Di Valentino, oramai lo conoscete già, però per chi non l'avesse mai seguito nelle puntate, nei nostri appuntamenti precedenti, lui opera attraverso la Regal Truffle, che è operante nel settore dell'adozione di piante da tartufo in un contesto, ne abbiamo appena parlato, in Abruzzo appunto, naturale, unico al mondo e tutti i suoi derivati. Si pregia dunque di farci conoscere questi percorsi emozionali, insomma un sacco di cose. Il tartufo può essere equiparato a una forma di investimento, dottore? Sì, assolutamente sì Marielle, proprio di questo oggi vorrei parlare. Intanto voglio complimentarmi con te e la vostra radio, sì? In quanto ho scoperto che si ascolta in tutto il mondo. Sì, a tal proposito, tu pensa che ci hanno contattato dall'India, proprio ascoltando le nostre trasmissioni, e dall'India hanno deciso di adottare delle piante da tartufo, perché no, hanno capito ovviamente il business, certo. E quindi questa cosa è bellissima, veramente complimenti. Grazie, questo mi fa veramente molto piacere, attenzione a quello che diciamo allora, dottore, sì. Qui ci siamo. Ma non c'è nulla da temere, basta dire la verità come esatto, sempre nella vita. No? Esatto, evidentemente è passato questo messaggio, molte volte la bellezza di quando si parla nell'etere, no? Si lancia questa voce e non sai mai chi l'ascolta e poi alla fine arrivano dei risultati che sono veramente bellissimi, sì. Complimenti davvero perché il prodotto, grazie. Il progetto soprattutto è fantastico ed è proprio attraverso questi appuntamenti che noi cerchiamo di spiegare anche ai nostri ascoltatori perché adottare una pianta da tartufo. Ok, cercherò di essere più chiaro possibile, abbiamo già parlato tanto, abbastanza, e adesso cerchiamo di andare un po' più nello specifico su ogni argomento. Allora, oggi mi premeva parlare della forma di investimento dietro questo progetto, perché ok, è possibile adottare una pianta per mille motivi, per sfizio, per dedicarla a qualcuno, per mangiarla e farne uso privato, quindi, e addirittura si può pensare di adottare delle piante come forma di investimento, tant'è vero che oggi vorrei rispondere alla domanda a questo titolo provocatorio che è: oro, diamanti o tartufi? Ecco, bella domanda. Sì, io la risposta ovviamente la conosco e cercherò di condividerla. Allora, tartufi tutta la vita, perché? Entrerò nel dettaglio. Con il nostro progetto abbiamo la possibilità quindi di adottare delle piante che noi mettiamo a dimora qui in Abruzzo, ce ne prendiamo cura e le portiamo in produzione. Bisogna sapere che una pianta di tartufi entra in produzione, stiamo parlando del nero pregiato, nello specifico tecnicamente Melanosporum. Sì. Una pianta di questo genere, dove ci sono tutte le condizioni ottimali, ovviamente noi le abbiamo avvalendoci anche della consulenza del professor Pacioni Giovanni, entra in produzione dopo 4, 5, 6 anni. Lo farà per tanti anni, lo farà in maniera costante e quindi per tanti anni, 30, 40, 50, addirittura ci sono casi di 80 anni di tartufai in produzione. Mamma mia, davvero? Incredibile però, quanto... Sì, sì. Che doni meravigliosi. Sì, perché è una pianta di quercia fondamentalmente, micorizzata, quindi con delle spore di tartufo, e quindi è una pianta longeva e robusta che dura una vita. Faccio alcune premesse per poi capire dov'è l'investimento. Abbiamo detto quindi che entra in produzione dopo 4, 5, 6 anni, lo farà per tanto tempo e renderà
3, 4, 2 kg di tartufo nero pregiato ogni anno, che alle quotazioni attuali in Italia oscillano tra 800 e 1200 euro kg. Per cui se dovesse produrne un chilo saranno 1000 euro, se 2 kg 2000, 3000 o 4000. Sì. A fronte di cosa? A fronte di un'adozione che comunque costa sempre 500 euro. Adesso, da qui, dal momento zero della messa a dimora all'entrata in produzione passerà qualche anno, quindi 4, 5, 6 abbiamo detto. Certo. Ma noi in questo lasso di tempo comunque garantiamo per quello che l'adottante paga il prodotto in cambio di ugual valore. E quindi non perde mai niente. Esatto, direi che è veramente un investimento intanto sicuro, perché nella peggiore delle ipotesi ammettiamo che queste piante producano zero, non è possibile, ma ammettiamolo. Sì. Ovviamente l'adottante comunque prende per le 500 euro che paga fin dal primo anno, prende in cambio il prodotto a sua scelta. Ah, ecco, quindi praticamente non sei mai con le mani vuote. Assolutamente, nella peggiore ipotesi di quello che stai spendendo riprendi ugual valore, ma nella migliore delle ipotesi, come avverrà, sì, è una forma di investimento. Certo. Perché se quella pianta dal sesto anno mi dà un chilo di tartufo, quel chilo di tartufo sul mercato vale 1000 euro. Sì. Se addirittura lo stesso chilogrammo di tartufo lo vendessi in altri posti del mondo, penso all'Arabia Saudita, sì, penso alle Americhe, sì, quello stesso chilo di tartufo ha una valutazione nettamente superiore. Maggiore, certo, certo. Esatto, e le dirò di più, ti dirò di più, Mariella. Sì. Se qualcuno ha in mente di trasformare quel prodotto in prodotti base tartufo, sì, pensa ai barattoli, pensa alle creme, pensa a tutto un mondo, alle paste che c'è, sì, dietro, sì, 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 lo, sì, stesso, lo stesso prodotto, lo stesso chilogrammo di tartufi rende addirittura 4 volte tanto. Per cui si capisce da sé che è una forma di investimento non solo sicura, abbiamo detto, certo, ma soprattutto intelligente e un po' fuori dal comune. Un po' fuori dal comune, che però fa anche bene. Noi abbiamo sviluppato nei nostri appuntamenti tutta una serie di vantaggi anche per quello che riguarda il gusto, il sapore, la meraviglia, no, di assaporare questo prodotto della terra con le tutte le vivande, i cibi, insomma. Ci sono chef come lo chef Feliziani che sperimenta e propone piatti meravigliosi che tra l'altro si possono venire ad assaggiare lì in Abruzzo con la Regal Truffle, è vero? Sì, è verissimo, si possono venire ad assaggiare in diversi modi, sia in tartufaia con le nostre serate esperienze emozionali, sì, da lunedì ci hanno fatto riaprire finalmente anche a pranzo e quindi ci trovate anche presso il nostro quartier generale che è nel nuovo Villa Sofia, sì, questo ristorante bellissimo sulle colline di Roseto degli Abruzzi, dove appunto il maestro Gabriele Feliciani ci delizia con i suoi menù degustazione anche a base tartufo, ovviamente. Certo. E il tartufo si mangia in mille modi diversi, ovviamente riguarda palati esigenti e quindi non rimane nient'altro. Allora, una cosa soltanto, Marco, possiamo, sì, solamente ricordare ai nostri amici ascoltatori quanto è l'impegno economico dell'adozione di una pianta di tartufo? Sì, allora, ripeto, parliamo del nero pregiato. Noi lo mettiamo a dimora il giorno in cui si sottoscrive un contratto e l'impegno è di 500 euro annui per una singola pianta e poi ovviamente abbiamo anche degli step offerta, tipo 5 piante più un enomaggio, 10 più 3, ah, e ecco, ci riserviamo addirittura di fare delle trattative private laddove la richiesta insomma superi le 200, certo, piante, certo, esattamente. Certo, certo, certo. Beh, insomma, a questo punto, visto che ci sono delle forme di investimento, ne abbiamo giustamente elencate le più conosciute, quindi l'oro, i diamanti, il tartufo può essere una super valida alternativa a sì, tutto, sì, quello da che è stato detto prima, perché insomma non solo
è conosciuto in tutto il mondo, non solo è pregiato, non solo è italiano, perché non dimentichiamo che questo progetto valorizza il territorio italiano e quello abruzzese in particolar modo nel mondo. Hai detto benissimo, è proprio questo che vogliamo fare, vogliamo portare l'Abruzzo nel mondo, vogliamo comunque contribuire al rilancio di questa regione duramente colpita negli ultimi anni. Certo. E per cui niente, tra l'altro sostenendo questo progetto sosteniamo comunque degli aspetti nobili, noi devolviamo un euro a pianta per enti o associazioni che si occupano di volontariato, ecco, e contribuiamo a tutto quel discorso green, sì, che c'è dietro, sì, la piantumazione di piante. Certo. E quindi abbiamo uno slogan: adotta una pianta, salva il pianeta. Tra l'altro porta anche fortuna, perché la pianta di quercia è una pianta robusta, longeva, sì. Sì. E per cui è un bellissimo portafortuna da dedicarsi o dedicare. Bene, allora ricordiamo il sito dove poter anche effettuare, non solo ottenere tutte le informazioni, quindi un riassunto ben specifico di tutto quello che noi ci diciamo durante i nostri appuntamenti radiofonici, ma anche c'è uno shop online dove poter acquistare i prodotti di Regal Truffle, che quindi www.regaltruffle.com, lo dico in italiano, però insomma spero di essere stata abbastanza chiara per la digitazione su Google. Mentre invece c'è un numero di telefono che corrisponde al dottor Marco Di Valentino, che è il 347 072 1273. Lui risponde, se avete delle domande risponderà e naturalmente vi darà tutte le spiegazioni che richiederete. Marco, per il momento ci lasciamo così, con la bellissima notizia che ci hai dato. Speriamo che ne arrivino altre, perché evidentemente quando il progetto è valido e buono, porta i suoi frutti, non solo quelli della terra, ma anche a livello economico. Grazie davvero per avercelo detto. Grazie mille Mariella, stiamo lavorando ovviamente a sviluppi futuri e ne parleremo nel corso delle prossime settimane. E noi ti aspettiamo lunedì prossimo alla stessa ora, sempre qui su Radio Dreamon Fly. Grazie per essere stato con noi anche oggi. Grazie Mariella, grazie a tutti i radioascoltatori, buona giornata, a presto, grazie. E noi vi aspettiamo dunque lunedì prossimo con la Regal Truffle alle ore 15 su Radio Dreamon Fly. Con Radio Dreamon Fly si vola in alto. Si vola in alto. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su, sei su Radio Dream on Fly. 12:01, buongiorno amici e bentrovati in questo lunedì 11 gennaio 2021. Credo che sia proprio uno dei primi momenti più graditi della giornata, benché sia lunedì, perché oggi abbiamo come ospite, in anticipo rispetto al consueto orario, un professionista che ci viene a trovare oramai da qualche settimana e ci parla di cose buone. Anzi, ci parla del re assoluto, che è il tartufo. E ho in linea con me Marco Di Valentino, che saluto subito. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, ben trovato a te Mariella, buon anno a te e a tutti i radioascoltatori, è sempre un piacere e io per questo ti ringrazio. Ma grazie, anche io perché quando sentiamo parlare di Regal Truffle noi ci apriamo, come dire, non solo lo stomaco ma anche il cuore, perché parliamo di un re assoluto che in questo periodo tra l'altro ci ha regalato delle emozioni molto intense. Devo ringraziarti pubblicamente Marco per il meraviglioso panettone al tartufo creato dallo chef Feliciani, perché è qualcosa di inaspettato e assolutamente stratosferico. Grazie a te Mariella, queste sono poi le soddisfazioni che insomma coronano i nostri sforzi, ecco, molto bene, sono felice che ti sia piaciuto, devo dire è stato un gran successo e quindi ripeteremo sicuramente. Eh sì. Allora, caro Marco, Regal Truffle Abruzzo, adotta un tartufo, adotta una pianta di tartufo, insomma un progetto green, ecosostenibile, redditizio, soddisfacente per rivalutare una
un territorio che è quello dell'Abruzzo. Questo è il lato nobile, no, della tua iniziativa. Sì, assolutamente sì, hai detto benissimo. Aggiungerei che tra l'altro porta anche buona fortuna. Ecco. Ed è quello che vogliamo tutti in questo momento così difficile, storico, che tutti stiamo vivendo. Per cui avanti tutta e buona vita e buona fortuna veramente a tutti. Allora, c'è questa tartufaia meravigliosa dove ci sono queste piantine che poi piano piano vengono curate amorevolmente. Chiunque di noi può adottare una pianta e diventare il papà o la mamma di questa piantina e goderne poi i frutti. Però insomma c'è anche un'ambientazione meravigliosa che si presta secondo me anche, ma anche secondo gli esperti che sei tu ovviamente, ad eventi particolari. Siccome siamo un po' incatenati, Marco, un po'? Sì, lo siamo, è proprio così, termine esatto. Allora, prima o poi questi cancelli li apriranno. Vogliamo guardare un po' al futuro? Che cosa si potrebbe fare da te? Allora, è proprio di quello che vogliamo parlare, perché hai detto bene, questi meravigliosi giardini di tartufi si prestano benissimo a degli eventi di tipo emozionale. Ecco. L'estate è all'aperto, sotto le stelle, così come abbiamo già fatto e rifaremo ovviamente con l'arrivo della bella stagione. In inverno comunque dentro la location che abbiamo all'interno di queste tartufaie, e si prestano perfettamente per dei pranzi o delle cene tra amici o in famiglia, e possiamo addirittura abbinarci, qualora ci fossero dei bambini, per esempio l'esperienza di far cercare ai bambini il tartufo con i nostri cani all'interno di queste tartufaie. Bello. E per cui niente, vogliamo sicuramente regalare questo tipo di esperienza ai nostri ospiti. Allora, questi eventi fare quasi un po', non dico fantascienza, perché in realtà non parliamo di fantascienza, perché tutto questo avverrà sicuramente. Vogliamo essere positivi, propositivi, e quindi possiamo fare una specie di calendario senza date, ovviamente, su che come potremmo fare per goderci questa atmosfera che state preparando a Riga al Truffle. Allora, per quanto riguarda gli eventi in tartufaia invernali, per sì, cui direi fino ad aprile almeno, sì, possiamo sicuramente prenotare, quindi organizzare questi eventi su prenotazione. Minimo 10 persone, massimo 20, mantenendo le regole Covid, diciamo, questi distanziamenti sociali e quant'altro a tavola, e quindi da quel punto di vista possiamo organizzare quando e come vogliamo. Bene. Questi sono gli eventi in tartufaia. Abbiamo parallelamente un grande evento, stiamo preparando, con data ancora da definire, ma possiamo anticipare che sicuramente sarà tra la metà di maggio e la fine di maggio, dobbiamo solo definire quale dei due weekend. Sarà un weekend, appunto, venerdì domenica, e sarà un tour culturale gastronomico. Quindi bello, toccheremo alcune eccellenze che abbiamo qui in Abruzzo dal punto di vista culturale, e toccheremo ovviamente, ci siederemo a tavola alla corte di Sua Maestà Gabriele Feliciani per dei menù degustazione stellati, ovviamente base tartufo. Certo, per forza. Quindi allora lui ha creato questi dolci, che poi definirli dolci non li definirei dolci, sono dolci, però non sono proprio dei dolci al tartufo, che mi hanno inebriato. Quindi immagino che i menù degustazione dello chef saranno tutti improntati su anche una ricerca, no, gastronomica e culinaria del tartufo. Assolutamente sì, Gabriele Feliciani insomma è uno chef di fama internazionale, conosciuto come lo chef di Papa Ratzinger, ha scritto anche un libro, e per cui stiamo parlando di una cucina sicuramente di un livello superiore. I menù degustazione sono da 6, 8 o 10 portate, che a prescindere comunque dall'evento di maggio, sì, riusciamo a proporre anche durante tutto l'anno, sempre con la solita formula di prenotazione. Sì. Siamo presso l'hotel Villa Sofia, quindi presso il suo ristorante, che si trova su una collina a Roseto degli Abruzzi, vista mare, un posto bellissimo. Bello, sì, conosco bene, bellissimo. In un ambiente tutto raffinato, ovviamente all'altezza dello chef. Qui facciamo il menù degustazione gourmet.
Mentre in Tartufaia proponiamo dei menù classici base tartufo, altrettanto buoni, diciamo meno impegnativi anche dal punto di vista economico, e di qua invece proponiamo dei menù gourmet. Ovviamente due soluzioni diverse, ma l'una non esclude l'altra, sono semplicemente due situazioni diverse. Certo, per tutti i gusti. Allora, come si può fare per mettersi in contatto e voler provare un'esperienza, sia una che l'altra, Marco? Semplicemente contattandoci ai nostri recapiti, che può essere o il cellulare 347 072 1273, e anche il suo WhatsApp, o scrivendo una mail a regaltruffle scritto @gmail.com. Bene, allora vogliamo ricordare che chiunque all'ascolto può diventare il, diciamo, il genitore adottivo di una piantina che si può adottare a distanza, ma seguire nel tempo, no? Perché poi uno prende questa piantina e c'è chi in Abruzzo, proprio la Legal Truffle, se ne prende cura per farla diventare una pianta da tartufo. Occorre molto tempo prima che regali i frutti meravigliosi, però nel frattempo che cosa succede, Marco? Succede che a fronte di pochi spicci, appunto, che si spende per l'adozione, noi diamo in cambio fin da subito, per l'equivalente speso, il tartufo fresco in base alla stagionalità o comunque a scelta in base ai prodotti da noi trattati. Per cui oserei dire: dalla pianta al tuo piatto, può essere uno slogan, e quindi mangia il tuo tartufo, mangia il tartufo della tua pianta. Senza aspettare 5 anni che lo faccia. Assolutamente, si comincia subito a mangiarlo, fin da subito. Poi, quando quella pianta darà i suoi frutti, ovviamente saranno di proprietà dell'adottante, quindi mangerà. Se vuole, si veramente mangia tutti, se no li può anche vendere. Li può anche vendere, assolutamente sì. Infatti, è una forma di investimento molto intelligente, perché a fronte di quello che si spende, la pianta regala molto di più. Stiamo parlando anche di 8-10 volte di più rispetto a quello che uno spende se decide di rivenderlo alle quotazioni, ovviamente, di mercato. Ecco che comunque sono sempre alte, nel senso che è comunque un prodotto talmente pregiato, talmente regale in questo caso, che ovviamente ha il suo valore. Una cosa ancora, ci sono appunto questi percorsi emozionali che, al di là dei due appuntamenti che tu hai detto, che possono essere uno in particolare, va bene, da metà maggio in avanti, però gli altri possono essere realizzati e goduti verificati sempre senza problemi. Assolutamente, senza problemi, possono essere sia di una singola giornata o addirittura dei weekend. A proposito di weekend, appoggeremo i nostri ospiti, invieremo i nostri ospiti a dormire presso le nostre strutture Regal Partner. Chi sono i Regal Partner? I Regal Partner sono delle strutture eccellenti che hanno deciso di supportarci, e quindi invieremo questi nostri ospiti in queste strutture. Ne nomino un paio: il cottage esclusivo nel boschetto sulle sponde di un fiume alle pendici del Gran Sasso d'Italia, un posto stupendo, struttura per 6 persone, veramente un mondo magico, sembra veramente un mondo fiabesco. Questa ne è una. Un'altra struttura storica è l'hotel Zunica di Civitella del Tronto, conosciuto anche per la sua fortezza, che sarà sicuramente tappa di visita obbligatoria per chi verrà a trovarci, così come l'hotel Villa Elena, un'altra struttura storica a Tortore Toledo. Per cui abbiamo, tocchiamo il mare, montagna, viviamo in una regione che da questo punto di vista a 20 minuti di distanza siamo al mare, a 20 minuti siamo in montagna, per cui sfruttiamo queste caratteristiche. Bene, allora ricordo il numero di telefono, se magari qualche nostro ascoltatore in questo momento ha voglia di saperne di più, per capire di più, sia per adottare una pianta, sia per verificare la disponibilità di un weekend o di una giornata in Tartufaia o comunque con Regal Truffle, 347 072 12
73. Qui c'è una pagina social che basta cercarla su Facebook, ad esempio, che è Regal Truffle, quindi Regal Truffle, e poi un sito dove ovviamente si può anche fare dello shop online, quindi acquistare dei prodotti fatti proprio con i tartufi della Regal Truffle, che è www.regaltruffle.com. Ho detto tutto, vero? Hai detto tutto, aggiungo anch'io una cosa, perché notizia dell'ultima ora, abbiamo avuto un riconoscimento importante per quanto riguarda i nostri prodotti in barattolo, e sono stati riconosciuti e validati come eccellenze italiane. Allora, per cui la nostra bravi, grazie, bravi. Grazie, perché siamo molto attenti alla ricerca, alla selezione del prodotto, e quindi niente, per non creare confusione poi nei paragoni con i prodotti da banco. Certo, bravo, bravo. E quindi voglio sottolineare esatto questa cosa, e quindi siamo veramente orgogliosi di questo, e vi aspettiamo per farvi vivere le nostre esperienze uniche ed originali della Regal Truffle, appunto. Noi continueremo a ricordarle ai nostri ascoltatori nei futuri appuntamenti. Per il momento ringrazio te, ringrazio anche gli ascoltatori per averci seguito. Marco, ci sentiamo la prossima settimana. Io assolutamente, sempre puntualissimi, torneremo alle 15, esatto. se non erro. Sì, sì. Bene, corretto. Da lunedì. Sì, sì. Approfitto anch'io per salutarti, per ringraziarti e per salutare tutti i radioascoltatori, e nell'invitarli ad aderire ad uno dei nostri progetti, e sperando di potervi vedere quanto prima. Sì, grazie mille. Prime. Grazie al dottor Marco Di Valentino, la prossima settimana, grazie. Benissimo, grazie, arrivederci Mariella, grazie. Ecco, a questo punto vi ringrazio davvero, e grazie per averci seguito qui su Radio Dream on Fly. L'appuntamento con Regal Truffle è rinnovato per lunedì al solito orario, non come oggi ma alle 15. A presto. Con Radio Dream on Fly. Dream on Fly. Dream on Fly. Si vola in alto. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Con noi fai decollare la tua impresa. Sono Carlo Oliva, sono qua per ricordarti l'appuntamento di sabato alle ore 15 con Master DJ Club, con tutta la musica da club. Master DJ Club con Carlo Oliva, sabato alle ore 15 su Radio Dream on Fly. Mi ritorni
Sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
cups on the front now. Load it. Glasses, it's about to go down. You better move, you better dance. Let's make a night. You won't remember.